Presidente, mi rendo conto che in quest'Aula, purtroppo, abusando di quello che è un luogo istituzionale, a volte il politichese e l'educazione prende il sopravvento, tanto da spacciare la democrazia e l'educazione per stupidità da parte di qualcuno. A parte che mi piacerebbe confrontarmi con qualcuno che abbia vinto un regolare concorso, e ancora non capisco perché questo regolare concorso non venga effettuato in questa città, ma sentire l'ipocrisia in quest'Aula su determinati accadimenti che accadono mi viene veramente da ridere, perché quello che dico è quello che pensa il 90% dei cittadini mazzaresi. Dire che il corpo dei vigili urbani si dedica in maniera paritaria e uniforme rispetto di tutte le regole di questa città è qualcosa di non veritiero. Parliamoci chiaro. Ci sono vigili che vanno a fare la spesa dal fruttivendolo che ha... Consigliere Randazzo. Ne assumo la responsabilità, non c'è bisogno che lo precisa. Comunque, Presidente, lei abbi rispetto della divisa. Rispetto per tutti, se per la divisa. Abbia rispetto della divisa. Della divisa, quindi non vada oltre le sue competenze. Quindi a me suona strano questa affermazione, perché vedere un vigile che va a fare la spesa dal fruttivendolo che ha esposto abusivamente tutto il materiale, io dico, ma la divisa la devi portare anche quando sei in borghese, per esempio, o anche quando soprattutto porti la divisa. Vedere vigili urbani a Piazzale Quinci che passano e salutano il parcheggiatore abusivo, non prendono provvedimenti, mi viene qualche sospetto. Vedere gli stessi vigili, che la legge è chiara in tal senso, fare appostarsi con l'autovelox nei pressi dell'ex pescatore dormendo dentro la macchina senza il segnale che preannuncia l'autovelox e nemmeno le quattro e le luci blu accese, denota che, Presidente, queste regole vengono rispettate solamente per il cittadino che giustamente deve essere sanzionato perché infrange il codice della strada. Quindi non mi si venga a raccontare il conto, la verità è solamente una: Mazzara è passata da 200.000 euro a 1.200.000 di multa, Presidente, e non è dovuto al fatto che i mazzaresi sono diventati indisciplinati tutto ad un tratto, è dovuto al fatto che è arrivato un ordine imperativo di fare cassa, e questo fare cassa impone un certo monitoraggio a quelle piccole infrazioni semplici da rilevare, che il cittadino che parcheggia in divieto di sosta e giustamente deve essere sanzionato. Abbiamo speso milioni di euro per le telecamere, caro Presidente, e quando mi prendo la multa, io che ne prendo decine a settimana, sono tutte doverose, sono tutte giuste, ma mi si viene a dire in Piazza Mocarta la telecamera ci ha segnalato che la piazza era piena di macchine messe in doppia fila perché devono fare sportello bancario, caro Presidente. Ma la stessa telecamera, caro comandante, non glielo segnala il parcheggiatore abusivo, il rom, il suo collega che va nel fruttivendolo abusivo e si compra, non fa finta di niente, o qualcuno che ha scaricato qualche litro di vino in qualche ristorante con la macchina di servizio, oppure, Presidente, piazzetta dello Scalo, che gli stessi vigili passano la piazzetta dello Scalo e salutano il marocchino o il mazzarese indisciplinato che ti vendono frutta, verdura, pane, grano, galline in piazzetta dello Scala. Quindi c'è una divergenza in questa città di pesi e di misure, viene sanzionato solo quello che è sanzionabile in maniera semplice e chiara, che è quello del cittadino che infrange il codice della strada e giustamente deve essere sanzionato, perché l'ordine imperativo è fare cassa. Poi se si fanno i posti di blocco in regola, che questo scaturisce il ricorso dall'avvocato, annullamento della multa, non importa. Se è lo stesso cittadino che ti paga entro 5 giorni la sanzione, la multa, che poi gli arriva lo stesso a casa con le spese e notifiche nonostante l'abbiamo pagato, questo non importa. Se il parcheggiatore abusivo viene salutato mentre esercita, in questo momento, se il comandante si toglie la divisa, non ti fa riconoscere e rimane in borghese, c'è il parcheggiatore abusivo che chiede il pizzo in questa città. E ci si racconta le favolette che il grande capo ha messo ordine in questa città, che i vigili urbani giustamente non hanno colpa, perché i vigili urbani sono giustamente, cara collega D'Annibale, i meri esecutori di quello che è un ordine da parte dall'alto. Disciplina non significa prendere in giro, Presidente. Disciplina significa disciplina. Io lo dice uno che fa mantenere la carabiniera e finanza durante la settimana. Disciplina significa disciplina e deve essere applicata per ogni aspetto della vita socio-economica della città. A me non sta bene quello che accade in questa città.
Bisogna sanzionare il cittadino indisciplinato e utilizzare quelle telecamere, riprendere il parcheggiatore abusivo, provvedere con il DASPO, come dice il collega Mauro, sanzionare il vigile che si fa fare la spesa all'interno del commerciante abusivo, sanzionare il vigile che vede il parcheggiatore che esercita in quel momento un'estorsione e lo saluta, sanzionare tutti quei comportamenti indisciplinati che recano danno alla divisa. Lì viene la divisa, Presidente. Perché non vorrei raccontare la barzelletta di quello che dice: io rispetto per la divisa, non mi dilungo, Presidente. Non la vorrei raccontare questa barzelletta. A Mazara accade questo: bisogna sanzionare perché il comune è in dissesto finanziario e bisogna fare cassa. Per il resto le regole non si rispettano. Grazie, consigliere Randazzo. Comandante, lei non è che può. Comandante, la invito, comandante. Consigliere Randazzo, comandante, la chiedo, comandante, lo chiedo io, comandante, gliela chiedo io, consigliere Randazzo, per favore, consigliere Randazzo, la invito anche a lei, consigliere Randazzo, comandante. Lei, comandante. Consigliere Randazzo. Comandante, per favore. Comandante. Mi faccia questo piacere a me. Consigliere Randazzo, la invito. Consigliere Randazzo. Io già l'ho richiamato, consigliere Randazzo. Lei si deve stoppare. Consigliere Randazzo, la invito, consigliere Randazzo, per favore.